Molto bene, eccoci qui ad un nuovo appuntamento di Block Notes, del appuntamento del giovedì. Quindi, come quasi tutti i giovedì da molto tempo, con orari variabili, però il giovedì è sempre stato fisso ormai da più di un anno, credo, abbiamo l'appuntamento con gli amici di Radicali Italiani, rappresentati come quasi sempre dal segretario nazionale Massimiliano Iervolino, che saluto. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Oh, caro Massimiliano, allora oggi la puntata è... potremmo o decidere di parlare solo di, facciamo tutte citazioni qui dei ristoranti, facciamo una cosa così, deviamo dai nostri temi così. Oppure potremmo ciao Mattia Savini in cabina di impostazione di energia, un saluto a Mattia. Potremmo anche partire intanto dalla sigla, così guadagniamo un minuto e facciamo una cosa normale. Radical Talk, notiziario settimanale a cura di Radicali Italiani. Non ti preoccupare, occupatene. E dicevo, stavo scherzando sul fatto che insomma queste giornate nella vita interna del partito Radicali Italiani, movimento barra partito, sono molto molto convulse, ci sono un sacco di novità che adesso ci racconterai. Io vorrei provare, se ti va, così giusto per fare una forma di auspicio, anche di incoraggiamento a tutti noi, no? Di rimandare quella citazione di Mario Draghi di pochi secondi che abbiamo ascoltato anche la settimana scorsa, perché tanto dura 30 secondi. Parliamo di politica. Sì, insomma, esatto, cioè diamoci un tono, come parliamo. Poi però entriamo anche nel merito. Vabbè, la politica ha tante sfaccettature, certo, no? Quindi... Anche perché poi la vita interna in un partito, democratico in un partito, è politica. È politica, certo. Il modello di sviluppo, di crescita europeo si è dissolto fondamentalmente. Quindi non possiamo più far conto su quelli che erano i pilastri di prima e occorre reinventarsi un modo diverso di crescere. Per farlo però, a differenza che in passato, occorre diventare Stato. Oh, benissimo. Beh, diciamo che Mario Draghi. Se posso. La mia segreteria, che è durata 4 anni, ha visto diversi momenti dove si è discusso proprio di quello che diceva Mario Draghi. Mario, che dice Mario Draghi, questa trasmissione ne è la testimonianza più importante. Quante volte abbiamo parlato anche prima, certo, delle parole di Mario Draghi che abbiamo ascoltato qualche secondo fa, dell'importanza degli Stati Uniti d'Europa, e quanto abbiamo parlato dell'altro schieramento, cioè dello schieramento di centrodestra, che è fatto da movimenti politici che nel decennio scorso erano anche... non solo non volevano gli Stati Uniti d'Europa, non solo non volevano l'Europa intergovernativa, ma non volevano proprio l'euro. Infatti ricordiamo come il Movimento 5 Stelle, la Lega e in parte anche l'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni erano contro l'Europa e quindi auspicavano l'uscita dall'euro. Beh, in questi 4 anni di segreteria io ho fatto di tutto per portare al centro dell'attenzione dei radicali, ma non solo dei radicali, questo tema che per me è il tema dei temi, perché ormai, certo, dal Covid in poi tutti si sono accorti che o le questioni principali si affrontano a livello globale e quindi nel nostro caso a livello europeo. Oppure i 27 stati nazionali fanno estrema difficoltà nel risolverle, vedi la questione del Covid, vedi, certo, la questione dell'immigrazione, vedi la questione del riscaldamento globale, vedi la questione riguardante, certo, l'esercito unico invece di 27 eserciti diversi, le normative fiscali, le normative bancarie, vedi anche un sacco di robe. Il contare in una politica, nella geopolitica, che vuol dire parlare con una voce invece di 27 voci
soprattutto quando scoppiano crisi come quella medio orientale, come quella scoppiata per l'appunto il 24 febbraio per l'invasione della Russia. Anche lì in questi giorni, anche in queste ore stanno accadendo cose importanti. Stanno accadendo molte cose, soprattutto negli Stati Uniti d'America, dove non solo tra qualche mese si voterà per eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti, ma le notizie che vengono dagli Stati Uniti, soprattutto per quanto attiene il Congresso, non sono proprio positive, perché comunque si sta iniziando a mettere in dubbio l'aiuto economico che gli Stati Uniti d'America danno all'Ucraina, e questo vuol dire... È da dire che non sembra, in questo momento non ci sono segnali di rafforzamento del fronte repubblicano, anzi c'è stata proprio ieri la dichiarazione... questa questione riguardante i finanziamenti del Congresso all'Ucraina per fronteggiare l'invasione russa va messa parallelamente a un altro fatto, che è quello che questa controffensiva dell'Ucraina contro la Russia non ha avuto fino ad oggi risultati eclatanti. E quindi questo è un punto importante in tutto il discorso che abbiamo fatto in questi mesi, in questi anni. Però tornando a Mario Draghi, io sono contento che Mario Draghi riaffermi, perché non è la prima volta, non è la prima volta che lo dice, riaffermi che c'è bisogno, che va superato il modello intergovernativo per arrivare a un modello federale. Sono contento, perché comunque questa è stata una delle questioni portate all'attenzione delle compagne e compagni radicali in questi miei 4 anni di segreteria. Non c'è dubbio. Senti, allora appunto io ho tentato forse un po' goffamente di dare un tono alla trasmissione, partendo da tematiche molto alte, da queste. Per carità, peraltro, essendo uno che, come tu sai, alle volte magari ci siamo trovati pure in lieve dissapore, non amo i discorsi sulla purezza. So che nella politica ci sono, vabbè, lo sappiamo tutti, insomma, ci sono anche gli aspetti un po' più quotidiani, pratici, eccetera. Però diciamo, insomma, se vuoi la dico proprio un po' molto semplicemente. Abbiamo visto un paio di giorni fa un comunicato sul sito di Radicali Italiani in cui si annunciava che il segretario, ossia tu, la tesoriera Giulia Crivellini e il presidente Igor Boni si sono recati in procura a Milano per presentare un esposto. Sì. Cosa sta accadendo in vista del congresso? Diciamo. Allora, cercherò di sintetizzare, perché da una parte non voglio annoiare chi ci ascolta, dall'altra parte credo che sia importante rendere pubbliche queste cose, perché la vita all'interno di un movimento non solo radicale ma democratico non può riguardare solo i radicali, ma deve riguardare tutte le persone che poi si interessano di politica. Perché dico questo? Perché c'è l'articolo 49 della Costituzione, perché più si va verso un'efficienza dell'assetto democratico all'interno dei partiti, più le persone possono affidarsi, quando vanno a votare, a delle persone capaci e in gamba, che possono rappresentare la nazione. Quindi quando c'è un problema all'interno di un partito ed è un problema democratico, io credo che non sia solo un problema di quel partito, ma sia un problema che attiene a tutti i cittadini che si occupano di politica. Detto questo, fatta questa premessa che per me è molto importante, questa premessa è importante perché, come al solito, la nostra storia ci insegna che queste cose vanno rese pubbliche affinché poi riusciamo tutti insieme magari a trovare gli anticorpi per non farle accadere più. Che cosa è successo? Allora, il nostro movimento è un movimento che permette a chiunque di iscriversi. Anche avendo altre tessere di partito, un movimento che fa i congressi ogni anno, domani inizierà il 22esimo, e a questi congressi possono partecipare tutti gli iscritti con il diritto di voto.
Anche iscrivendosi la mattina. Anche iscrivendosi la mattina. Da qualche anno, soprattutto durante il Covid, abbiamo cambiato il nostro statuto e i nostri regolamenti, permettendo alle persone che si sono iscritte anche la votazione online, cioè di partecipare al congresso e di votare online sui documenti che vengono presentati, di presentare i documenti, di candidarsi, eccetera, eccetera. Quindi su questo siamo più aperti possibili, come siamo stati nella nostra storia. Forse un po' troppo, ma ci arriviamo. Chi è che decide quali sono le forme di partecipazione al congresso e come si partecipa al congresso? Decide un nostro organo interno che si chiama Collegio di Garanzia Statutaria. Già il nome bisognerebbe far capire tutto: Collegio di Garanzia Statutaria, che è formato da tre persone. Questo Collegio di Garanzia Statutaria il 12 novembre ha emanato una delibera, dove all'interno di questa delibera c'era scritto nero su bianco che chi voleva partecipare online al congresso lo poteva fare tranquillamente attraverso una piattaforma di Eligo e avendo semplicemente un'email e una password. Un'email per mandare a quell'email un username e una password per permettere a queste persone di votare. E poi il sistema di invia delle credenziali. E poi il sistema di invia delle credenziali per partecipare al congresso e per votare. Prendendo spunto da questa delibera del collegio del 12 novembre, che per noi è legge perché è il collegio di garanzia statutaria e quindi noi dobbiamo seguire, soprattutto per quanto attiene alla partecipazione online delle persone al congresso, che cosa succede? Che noi, prendendo spunto da quella delibera, noi facciamo un regolamento, una proposta di regolamento, una proposta di ordine dei lavori che sottoponiamo al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, proposta di ordine dei lavori e di regolamento che il Comitato Nazionale di Radicali Italiani che cosa fa? Approva. Approvando quella proposta di ordine dei lavori e quella proposta di regolamento, noi apriamo le registrazioni per coloro che sono iscritti e per coloro che vogliono partecipare online. Apriamo le registrazioni dal 27 al 30 novembre. Esatto. Ora, che cosa è successo? Che quando noi abbiamo aperto le registrazioni, per partecipare al congresso online e quindi votare attraverso le mail dove praticamente Eligo manda queste credenziali per partecipare online, per presentare i documenti, votare, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Che dal 27 al 30 di novembre queste registrazioni iniziano ad arrivare. Ci accorgiamo che praticamente le email e i numeri di telefono di alcune persone che si sono iscritte sono diverse dalle mail e numero di telefono delle persone che si sono registrate. Quindi lo stesso nome e cognome, avevano aveva collegato un'email e un numero di telefono, lo stesso nome e cognome praticamente quando si è registrato aveva un'altra email e un altro quindi numero. Quindi come se io insomma mi iscrivo al partito, che ne so, da Federico Tantillo che ha 335 Federico.Tantillo, esatto. Cioè invece quando ti sei registrato avevi un altro. Okay. A questa cosa balza all'occhio ai nostri collaboratori e quindi la tesoriera del movimento Giulia Crivellini inizia a chiamare queste persone, che però non è la depositaria quello che credo, sì. Chi si occupa degli iscritti fa capo a te la responsabilità della gestione. Il rappresentante però, legale del movimento, se noi ma poi ci arriviamo, certo. Visto che le tante diffide che mi sono arrivate, però non perdiamo il filo, altrimenti poi, certo, le persone che ci ascoltano si perdono. Che cosa succede? Succede che Giulia Crivellini inizia a chiamare queste persone per chiedere loro come mai hanno utilizzato una mail o un numero di telefono diverso da quelle che avevano lasciato quando si sono iscritti, e le risposte di alcune di queste persone che sono state chiamate sono abbastanza
sono state abbastanza allarmanti, cioè ci sono persone che hanno detto, di non sapere che cosa fosse Radicali Italiani, e altre persone che non riconoscevano la propria email, quella che è stata utilizzata per, cioè che è stata scritta quando si sono registrati o qualcuno ha registrato loro per partecipare al congresso. Però se c'è lo spot mi fermo un attimo, così intanto respiriamo. Abbiamo un po' capito cosa è, un po' si è capito cosa è successo. Mattia Savini si sta arrabbiando, andiamo dunque al clock pubblicitario, ci ritroviamo in diretta tra pochissimi minuti da da Radio Roma Sound, per continuare a ragionare con Massimiliano Iervolino tra pochissimo. Torniamo in diretta, siamo al secondo blocco di Radical Talk di oggi. Giustamente Massimiliano mi chiedeva quest'ultimo spot era una scenetta, perché tutti i conduttori e anche l'editore Nicola Caprera, che poco fa mi ha ripreso perché entro in studio con le borse come, c'ha ragione, come gli ambulanti, ma noi però non siamo contro gli ambulanti. A favore di tutti. Riprendiamo il discorso, sennò poi mi perdo. Perdono anche i radioascoltatori hanno difficoltà, giustamente. Sono auguri di Natale, gente. Torniamo al discorso serio che stavi facendo. Siamo arrivati alle telefonate che ha fatto la tesoriera Giulia Crivellini, perché si è accorta che c'erano delle discrepanze tra i dati lasciati durante l'iscrizione e i dati lasciati durante la registrazione al congresso per votare online. Quelle telefonate hanno dato un esito abbastanza allarmante, perché diverse persone non sapevano dell'esistenza del Movimento Radicale Italiano e quindi non sapevano di essere iscritti a questo movimento, e diverse altre persone, anche sapendo dell'esistenza di Radicali Italiani, non riconoscevano la loro email, quindi non erano loro che si erano registrati al congresso per partecipare online. Una volta che Giulia Crivellini ha potuto constatare questa grave situazione, io ho convocato d'urgenza la direzione di Radicali Italiani, dove Giulia, in qualità di tesoriera, ha raccontato che cosa era successo il giorno prima, e io ho subito detto che, alla luce di quello che aveva raccontato Giulia, avremmo fatto due cose. La prima è quella di chiedere un'audizione il giorno dopo al collegio di garanzia statutaria, cioè lo stesso collegio che aveva fatto la delibera del 12 novembre 2023, attraverso la quale ha normato la partecipazione online al congresso. E l'altra cosa che avremmo fatto era quella di recarci alla Procura della Repubblica per denunciare quanto accaduto. Lunedì ci siamo recati. Come mai a Milano? Perché lì stava Giulia, e quindi lì era lei che doveva. Pensavo facesse la sede legale del partito. No. Questi tipi di denuncia a distanza si possono presentare in tutta Italia. Lei ha riscontrato le anomalie, sta a Milano. Appunto. E quindi lunedì ci siamo andati, io, il presidente di Radicali Italiani Corboni e Giulia Crivellini, tesoriere di Radicali Italiani, alla polizia postale, che poi ha inviato tutto alla Procura della Repubblica. Molto probabilmente ci sarà una collaborazione tra polizia postale e Digos, che in questi casi, quando si parla dei partiti, è quella delegata alle indagini. Su questo non posso dire assolutamente nulla, perché quello che abbiamo detto agli organi predisposti a sentire queste cose. Quello che invece voglio dire è che il giorno dopo la riunione di direzione c'è stata un'audizione presso il collegio di garanzia, e il collegio di garanzia nel pomeriggio ha redatto una nuova delibera che andava a sostituire, in parte integrare, quella del 12 novembre, dove il collegio di garanzia dice due cose fondamentali. La prima
è che non va bene più le mail e quindi username e password per votare, visto quello che è successo, ma si chiede la votazione tramite SPID per chi vuole votare online. Un'autenticazione più forte. E la seconda cosa che dice è che il congresso si può tenere in due tempi, ma non andando oltre il 30 gennaio di quest'anno. A me sembra che c'è stato un precedente anche nel 2020. Nel 2020 abbiamo fatto un congresso che abbiamo iniziato all'interno della cornice statutaria, cioè delle date che stavano all'interno dello statuto di allora. Poi abbiamo fatto una settimana di commissioni e poi abbiamo concluso il congresso con il dibattito generale e la votazione degli organi. Siamo andati una decina di giorni oltre quello che era stabilito. Prima del Covid, quindi non c'era. No, durante il Covid. Credo che sia durante il Covid. Il Covid è partito il 4 marzo 2020. Credo che era il 2021 quando abbiamo fatto questa cosa. Nel 2021 c'è stata proprio la doppia. Sì. Anche nel 2020 c'è stata l'elezione delle cariche un po' dopo. Non mi sembra, perché noi abbiamo fatto il congresso tipo a febbraio 2021, quello di Torino a novembre 2019, dove vengo eletto io per la prima volta. Il secondo congresso, se non ricordo male, inizia a febbraio 2021, poi si fa una settimana di commissioni e poi finisce a marzo 2021. Vabbè, però allora avevamo lo statuto che diceva che praticamente il congresso si doveva tenere entro febbraio. Esatto. E quindi noi siamo andati oltre, cioè l'abbiamo iniziato entro febbraio, ma l'abbiamo concluso a marzo. Ma eravamo in pieno Covid. Però storicamente noi radicali abbiamo fatto diverse volte i congressi in due sessioni. Però la delibera che è del primo dicembre di quest'anno, redatta dal Collegio di Garanzia, che chiede lo SPID per far votare le persone che decidono di partecipare da remoto, a noi ci costringe, no? Ci costringe ad allungare i tempi del congresso. Perché ci costringe ad allungare i tempi del congresso? Perché non è perché subito quando è uscita fuori questa delibera del collegio, noi ci siamo confrontati con Eligo, che è la società che ci dà proprio questa piattaforma per far votare online. E gli amici di Eligo ci hanno detto che per mettere su tutto questo marchingegno ci vogliono 20 giorni lavorativi. 20 giorni lavorativi vuol dire, visto che stiamo tra le vacanze, un mese e mezzo. Ti posso fare una domanda su questo? Sì. Perché? Diciamo io sono molto favorevole ad una tesi che tu hai cominciato a sostenere da prima che accadesse questo piccolo putiferio di questi giorni, ossia che il prossimo anno si dovesse pensare a far politica, capire che sbocco dare alla campagna per le raccolte firme per le PDL, muoversi in vista delle elezioni europee in compagnia, in collaborazione con Più Europa, con tutte le altre organizzazioni dell'area radicale e non solo, dell'area liberale in generale, quindi fare politica. Però hai sostenuto, e io sono molto favorevole a questa tua visione, che si doveva porre come obiettivo dell'anno, del 2024, quello di andare verso una sorta di costituente. Tu dici no, non parliamo di costituente, però di revisione statutaria. Sì. Perché è l'unico modo per poter evitare che all'interno di un'organizzazione complessa, in particolare partitica, con 2 per 1000, quindi con fondi insomma non pubblici, ma insomma con denaro che arriva dai cittadini, l'unico modo per evitare che ci siano strani movimenti, queste bagatelle che nei partiti ci sono sempre, è darsi delle regole molto rigorose. Non solo perché c'è il 2 per 1000, c'è anche un brand che noi dobbiamo difendere, una storia che noi dobbiamo difendere. Esatto. Non dimentichiamo, perché questa è una cosa importante, che dopo la morte di Marco nel 2016 alcuni hanno alcuni hanno fatto la scelta di fare altro rispetto al tenere il nome radicale all'interno del proprio simbolo, all'interno del proprio soggetto politico. Noi abbiamo fatto la scelta
di continuare, di tentare di continuare, certo, quella storia. Certo. Quindi da una parte c'è il nome radicale che comunque, vista la storia che ha, ha un peso e va difeso. Dall'altra parte, come dici tu, c'è giustamente, c'è stata nel 2020 la riforma che ci ha portato all'iscrizione nel registro dei partiti e quindi alla possibilità di ricevere finanziamenti attraverso il 2 per 1000 della dichiarazione dei redditi. La cosa può far più gola a chi volesse scalare. Dall'altra parte ci sono delle anomalie. Io domani, che ci sarà l'introduzione del sottoscritto al congresso di Radicali Italiani, tenterò di mettere sul tavolo quali sono le anomalie. La prima anomalia è che c'è una differenza di tessera tra gli under 28 e gli over 28. Questo è un punto. Ti volevo fare due domande semplicissime. Sì. Una, so che tu non eri tra i favorevoli, sì, però sicuramente un aiuto a questa forma di deriva che facilita un po' certi giochini è stata la differenziazione della tessera tra giovani, under 28 pagano 50 euro, gli altri pagano 200 euro. Io da radicale un po' all'antica da questo punto di vista, l'altro giorno scherzando in una chat di quelle nostre, ho detto per me sarebbe meglio un partito da 100 persone che pagano 500 euro e sanno quello che stanno a far lì. Non dare spazio, sì, i giovani sono importanti, ma un giovane se vuole 360-400 euro li può mettere, certo. Quanti se ne spendono per i cena, per le serate in discoteca o in locali il sabato sera, insomma non è quello. E l'altra domanda è come la chiedo questa, questa è una cosa anche a me stesso, la questione riguardante il costo della tessera, perché non lo speed da subito tutte le i referendum, tutta questa roba qui, c'è sempre, perché noi ci siamo sempre fidati, su questo io faccio mia colpa, nel senso che io credevo che ci fosse totale buona fede e quindi credevo, come diceva il Collegio di Garanzia, come scrive il Collegio di Garanzia il 12 novembre di quest'anno, si potesse fare una votazione semplicemente attraverso un sistema di riconoscimento, email, password, username e tutto il resto. Oggi ci siamo resi conto che questa roba non è possibile più, quindi io quello che proporrò stasera al Comitato Nazionale è di fare un congresso in due tempi con la votazione tramite speed, appena i tecnici hanno completato quello che devono completare. Dopodiché, visto che abbiamo avuto due congressi molto particolari negli ultimi due anni, Rimini e Roma, io continuo a ritenere urgente mettere mani al nostro statuto. Parlavo della questione riguardante la differenza di costo di tessere tra under 28 e over 28, parlo dei congressi dal vivo, perché noi nella nostra storia abbiamo fatto sempre congressi dal vivo e quando invece è scoppiato il Covid, tutto quello che è successo, abbiamo iniziato a fare riunioni solo online, comitati solo online, congressi solo online perché allora non si potevano fare dal vivo, allora si è aperta questa breccia e comunque anche all'interno del nostro statuto c'è scritto che comunque ci sono i diritti, però tutte queste cose qui, e poi non so se questa è la sede adatta, ci sono i tempi, io aprirei anche una seria riflessione, ma serissima riflessione, senza nessun pregiudizio negativo o positivo, sulla questione delle doppie tessere. Perché noi dobbiamo ricordare che cosa sono state le doppie tessere nella storia radicale e che cosa oggi sono le doppie tessere. Perché è una cosa completamente diversa. I rapporti con i partiti. Ecco, questa cosa dello speed che tu dici, in questi giorni ci ho molto riflettuto, ho detto anche pubblicamente che ero molto favorevole alla tua visione del prossimo anno come anno di revisione statutaria, che ho pensato anche, per esempio, il PD ovviamente viene sempre preso un po' di mira ma non solo dai radicali, il partito del potere della gestione cose, non ma solo se, ma perché i partiti democratici comunque vengono presi di mira da tutti, ci pensi, le famose primarie del PD, alle quali io per esempio, io non sono un fan delle primarie, o perlomeno non lo sono
quando si pensa, che ne so, se devi fare le primarie per i presidenti di municipio, alle volte diventano un po' una mezza barzelletta, vanno a votare in 1500, sono tutte correntine di certo. territorio, insomma, poi dipende dove stai, no? Perché ovviamente ogni territorio italiano ha delle sue peculiarità, noi meridionali lo sappiamo bene. Ma dicevo. No, ma non in senso negativo, perché sono condizioni sociali che fanno sì. Ma dicevo, anche le primarie del PD, alla fine, insomma, uno deve andare a un gazebo, a parte l'euro che devi dare, ti devi presentare in carne e ossa, dai il tuo documento, c'è uno che ti riconosce, dice la carta d'identità, la controlla. Certo. Quindi c'è una certezza del fatto che io chi vota, chi si iscrive, vota. Vado lì e voto Bonaccini. Certo. Capito? O voto Schlein. Ma questa ingenuità del ritenerci talmente puri da poter fare a meno di certi meccanismi di controllo mi sembra che ha creato un bel problema. Ha creato un bel problema e io mi prendo le mie responsabilità per non aver cambiato, non aver tentato di cambiare le regole in corsa, però purtroppo la politica è fatta così, nel senso che ogni giorno ci sono delle urgenze e quindi è anche difficile. Intervenire. Però quello che dico è che, visto come sono andati gli ultimi due congressi, non si può continuare ad andare avanti così. Abbiamo ampi cenni di Mattia Savini in regia e anche di Sebastian Viscanic, ha detto alle riprese video, che ci invitano al passaggio allo spot pubblicitario, al momento degli spot. Se Mattia mi autorizza, io leggerei però la citazione molto importante, peraltro diciamo non ci porta molto fuori tema. Anche quest'anno Radio Roma Sound, l'anno scorso era News and Level, adesso è Radio Roma Sound, si mobilita per la raccolta giocattoli per il reparto oncologico del Bambin Gesù. Partecipa anche tu e dona un sorriso a chi non potrà passare il Natale a casa. Chiama o scrivi al 348 380 6640 e ti daremo tutte le informazioni necessarie. Importante, i giocattoli devono essere nuovi e chiusi, ovviamente. Partecipa all'iniziativa insieme a noi, ti aspettiamo. Questa è una citazione non commerciale, quindi mi sentivo di farla anche in mezzo a un discorso politico come quello che stiamo facendo. Andiamo alla pubblicità, ci ritroviamo in diretta tra pochissimi minuti. Bene, terza ed ultima parte della nostra puntata odierna di Radical Talk in compagnia di Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani, che ci sta raccontando questa saga radicale. Che non è finita. Che non è finita, no, che potrebbe avere esiti imprevisti domani, dopodomani. Vabbè, insomma, un po'. Posso dire una cosa ora, uscendo un attimo. Sì. Da questa questione congressuale che un po' di Oliverton, di nucleare, di cose, però no, appunto di un nucleare. C'è stato anche il film trasmesso alla 7, credo. Sì, ieri, sì. C'è una bella intervista fatta da Marianna Aprile a Oliver Stone. Sì, ma ne parliamo un altro giorno. No, mi preme sottolineare una cosa che è questa. L'altro giorno c'è stata la presentazione in Cassazione della proposta di legge di iniziativa popolare sulla cannabis. Certo. Oggi c'è stata una piccola manifestazione davanti al Parlamento e stasera c'è un incontro. Un appuntamento importante al MONC per quanto riguarda la proposta di legge proprio sulla questione della cannabis. Ci sono tanti compagni radicali. Io voglio dire questo, mi sembra di averlo già detto nella scorsa puntata, però ripetita Juvent. Quando Antonella Soldo, che è la persona che si occupa, che sta a capo di Meglio Legale, mi ha chiamato per invitarmi sia alla incassazione, sia alla manifestazione di oggi, di stamattina, sia alla manifestazione di oggi, da noi ancora non era scoppiato tutto questo casino e le ho detto grazie dell'invito, però mi sembra inopportuno venire perché mancherebbero 24 ore, 48 ore all'elezione del nuovo segretario. Sarà il nuovo segretario, sarà il nuovo segretario a decidere sotto quale forma aderire alla proposta di legge iniziativa popolare. È chiaro che se io
ero io ancora il segretario, non ci avrei messo neanche 5 secondi ad aderire a quella proposta, certo, di legge di iniziativa popolare. Però gli ho detto questo, no, questo lo chiarisco perché comunque è importante chiarirlo, soprattutto in vicinanza del congresso dei radicali italiani, soprattutto perché noi sulla questione della cannabis, così come anche qui quante volte ne abbiamo parlato in questa trasmissione, sulle altre droghe noi siamo assolutamente in continuità con la nostra storia e quindi antiproibizionisti al 100%. Chiusa questa parentesi, che era una parentesi che volevo fare per dare delle informazioni anche all'interno del mostro. Secondo te come viene vista questa cosa che sta accadendo dentro i radicali italiani? Da Antonella Soldo, da Marco Cappato. No, questo non lo so, magari quando li ascolteremo in congresso. Ah beh, sono tutti invitati. No, sono tutti invitati, verrà Marco Cappato, verrà Antonella Soldo, verrà Sergio Delia, oltre alla presenza di domenica di Elly Schlein, ci sarà sabato mattina l'avvocato Srizzino, l'avvocato della famiglia, famiglia Borsellino, quindi abbiamo un bel po' di invitati e quindi ascolteremo anche da loro che cosa ne pensano di quello che sta successo, se mai volessero intervenire su queste questioni, ma soprattutto sulle iniziative politiche da portare avanti insieme per il prossimo anno. Quindi ascolteremo dopo. Ho voluto dire questa cosa della proposta di legge di iniziativa popolare sulla cannabis per dire anche che noi dobbiamo fare lo sforzo, anche qui l'ho detto diverse volte, magari uno sforzo che deve partire proprio da radicali italiani, da una parte di appoggiare questa proposta di legge di iniziativa popolare, ma dall'altra anche allargare il ventaglio. Tu sai bene quanto in questa trasmissione abbiamo parlato più volte quando stavamo nell'altra sede della legalizzazione della cocaina, tutta la questione riguardante il porto di Gioia Tauro, l'Andrangheta. Ti segnalo che stasera, mentre noi saremo in comitato, ci sarà una bellissima trasmissione su Italia 1, Le Iene Inside, proprio sull'Andrangheta, una trasmissione che parlerà del potere economico di una delle mafie più potenti del mondo, il potere economico che si rifà soprattutto agli introiti proprio che provengono dallo spaccio di cocaina. A me piacerebbe che questa proposta di legge iniziativa popolare riguardante la cannabis sia uno dei punti anche dell'iniziativa del prossimo anno, tenendo bene a mente che la storia radicale è una storia di antiproibizionismo al 100% su tutte le droghe. Ma vedo Mattia dalla regia che, per curiosità, ma finora hai seguito un po' il filo del discorso? Sì, un pochino sì. Che così a occhio che ne pensi? Un pochino. No, è un pochino perché comunque sto facendo altre cose. Ma lui sta anche seguendo gestire macchinari, cose, eccetera. No, diciamo che sono punti che ce ne si può discutere. Può discutere tanto su alcuni punti della trasmissione. Però che un partito che ha comunque un nome così importante, al di là del peso specifico, no, in questo momento non ha neanche dei rappresentanti diretti in Parlamento, si trovi in questa piccola impasse burocratico gestionale, secondo te che segno è? Forse riguarda un po' tutta la politica. Sì, diciamo di sì, che è un po' tutta quanta la politica, e io comunque non mi piace comunque dare le mie idee proprio su questi punti. Cioè, punti troppo delicati. Delicati, sì, certo. Comunque il ragionamento si è capito, ecco, mi importa che... Ritornando a quello che avevamo detto prima, se la democrazia in Italia non è una democrazia perfetta, compiuta, ma è imperfetta, è chiaro che poi quando questa democrazia imperfetta entra all'interno dei partiti diventa ancora più imperfetta, quindi ti succedono queste cose. Purtroppo succedono a chi ha uno statuto estremamente democratico, e quindi vediamo, certo, come dicevi tu, su come proseguire. Io credo che la battaglia personalmente, al di là del ruolo di qui radiofonico eccetera,
mi batterò, cercherò di battermi, perché alcune, ai miei occhi, anomalie come questa della distinzione dell'iscritto sotto i 28 anni, sopra i 28 anni, insomma, l'iscrizione al Partito Radicale deve essere una cosa che si fa per vera autentica passione, per vera autentica partecipazione, consenso anche a una sola delle battaglie. Noi abbiamo sempre detto che non c'è bisogno di essere d'accordo con, certo, tutte le cose, e introdurre la differenziazione economica è una porta aperta a queste beghe, no? Perché tu a quel punto, se c'hai la filiera di quelli che per un motivo, magari anche un motivo rispettabile, però dicono vabbè, mo quest'anno ci mettiamo d'accordo, mettiamo dentro 100 iscritti e prendiamo il controllo del partito, e insomma con le tessere a 50 euro è più semplice che con le tessere a 300 euro. Ma questa è l'ultima puntata, quindi non è, noi fino a dicembre abbiamo un contratto, quindi poi capito, vediamo. Ma non con me, con Radicali Italiani ce l'hai il contratto. Vabbè, mica sei sempre segretario pro tempore, insomma, no? Forse, bisogna vedere che cosa succede in queste ore. Vabbè, mo vediamo, dai. Senti, andiamo, noi ci salutiamo tra un attimo come si deve, salutiamo i nostri amici inserzionisti e partiamo. Bene, Massimiliano, allora non mi resta che salutarti, un grande in bocca al lupo, non solo, grazie, a te, non solo al movimento, più che al movimento, esatto, una storia gloriosa, un ringraziamento a Mattia Savini in postazione di regia, un ringraziamento a Sebastian Viskaric alle riprese video. Come base musicale finale riprendiamo il nostro Signor Hood di antica memoria di Francesco De Gregori, canzone dedicata a Marco Pannella negli anni 70, quello che porta i canestri di parole nuove, certo, calpestare nuove aiuole. Speriamo che le nostre aiuole non siano aiuole, siano aiuole di fiori e non di altro. Grazie a tutti, alla prossima. Buona giornata.